1-1-1-1-1, telecamera 1. Telecamera. Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Come avete visto martedì scorso, le puntate di questi martedì, quello della scorsa settimana, oggi e la prossima settimana, la dedichiamo interamente, la nostra trasmissione, a Padel e Salute, che è un evento che ormai è giunto alla quarta edizione, in collaborazione con l'Università di Roma Sapienza e con il Policlinico Umberto I di Roma. Di che cosa si tratta? Si tratta di un evento in cui noi, tutti i medici del Policlinico Umberto I, costruiamo un villaggio della salute all'interno del centro sportivo della Sapienza, che si trova a Tor di Quinto, esattamente in via Fornaci di Tor di Quinto, numero 64. E che cosa facciamo? Un bellissimo villaggio ed accogliamo tutte le persone che vogliono venire a fare delle visite gratuite, delle consulenze gratuite per problemi che magari li affliggono e che non riescono magari a discutere con il proprio medico per i più svariati motivi. Ci sono 23 branche specialistiche, ce ne sono veramente quasi tutte. Qualcosa manca, ma ogni anno che passa noi cerchiamo sempre di essere ancora più completi nell'offerta di prevenzione gratuita che cerchiamo di dare. Per cui siete tutti invitati venerdì 9 giugno dalle ore 14 alle 19 e sabato 10 giugno dalle 9 alle 19 a venire al centro sportivo Sapienza Sport in via Fornaci di Tor di Quinto numero 64 per incontrarci e per fare magari qualche visita importante di prevenzione. Questo martedì sono ospiti graditissimi dei colleghi del Policlinico Umberto I che vengono così a raccontarci perché è importante fare prevenzione relativamente alla loro branca specialistica. Saranno con noi il professor Maurizio Muscaritoli, medicina interna, nutrizione clinica, il professor Domenico Mascagni, chirurgo generale, proctologo, il professor Giuseppe Placanica, conosciuto come Pino Placanica da noi amici, cardiologo del Policlinico Umberto I, il professor Giancarlo Tancredi, che è nostro collega che si è sempre occupato principalmente di medicina dello sport e così dovrebbe arrivare, venire, ma ancora non si è collegato per un impegno istituzionale, il professor Umberto Romeo, che è un chirurgo orale della clinica odontoiatrica del Policlinico Umberto I. Ho chiacchierato tanto, ho voluto fare un'introduzione lunga, ma subito dopo la sigla parleremo con i nostri amici, con i nostri colleghi, per poter vedere, poter cercare di convincervi, tra virgolette, a venire a fare una prevenzione gratuita. Bene, allora Francesca, innanzitutto Eccoci, c'ho ciao. Francesca, con me. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, c'è Francesca che mi aiuta nella gestione di questi dei tanti ospiti che sono collegati con noi. Intanto salutiamo anche il professor Umberto Romeo che si è Sì, si è collegato, poi dopo lo collegato, faremo ecco, benissimo, entrare. sì. Allora, Francesca, qual è il primo ospite che entra e ci parla di che cosa? Allora, Di di un argomento molto interessante, il professor Mascagni, che è il chirurgo ovviamente di medicina generale, ma si occupa principalmente di proctologia. Oh, Sentiamo. gliel'ho detto anche prima, è il chirurgo di chirurgia generale, però Sì. ormai ti sei fissata che è medicina generale, ma noi l'accettiamo. Chirurgia, vabbè, Tanto noi è talmente bravo Mascagni che può fare anche la medicina può fare tutto, generale, può una cosa che fare. praticamente quasi non esiste. Ciao Domenico Mascagni, come stai? Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Francesca e buongiorno Stefano. Buongiorno, prof. Allora, Domenico, perché è Buongiorno a voi. importante venire a fare delle visite di chirurgia generale, di proctologia, anche se la proctologia, certo, in un villaggio non è facilissimo, anche se abbiamo creato un ambiente abbastanza riservato, non è che stiamo proprio in mezzo al verde. Abbiamo creato dei box. Allora, Vai. siccome non è la prima volta che veniamo, possiamo dire tranquillamente che l'ambiente è stato creato perfettamente. L'altro anno abbiamo fatto centinaia di visite,
tra venerdì e sabato. Devo dire, la gente è venuta anche per una visita difficile da fare, diciamo, open air, così come la organizza il professor Arcieri. Però devo dire che c'è talmente un entusiasmo suo, cioè di Stefano, che riesce a trasmetterlo agli altri. Io e Stefano Arcieri stiamo più vicini della nostra famiglia, nel senso che stiamo insieme, lavoriamo insieme da 40 anni, e lui per questa manifestazione veramente dà tutta la sua anima. E devo dire che questo poi si riflette anche nell'entusiasmo delle persone che vengono. Certamente la nostra visita proctologica, che è una visita che ha anche diciamo, degli ostacoli di pudore, vengono superati, diciamo, facilmente. Abbiamo fatto visite in grande serenità, con grande agio dei pazienti, senza problemi, e poi questi pazienti li abbiamo anche portati a dei percorsi superiori, cioè a conoscere, a visite più specifiche, ad altri esami. Quindi sono pazienti che hanno trovato sicuramente un beneficio nel venire visitati durante questa manifestazione di Padel e Salute. Grazie, grazie Domenico. Allora, Domenico Mascagni ha un altro appuntamento importante, vediamo se riusciamo a tenerlo magari qualche altro minuto con noi. Andiamo non con un ordine, è molto vario, per cui non seguiamo un Così, ordine, facciamo come entrare, capita. vai in ordine rispetto a quelli che Allora, vedi, Maurizio vediamo, sì, Muscaritoli. Muscaritoli, ecco, il professor Muscaritoli, medicina Eccoci. interna e nutrizione clinica. Professor Signor Prof. Muscaritoli. Ciao Maurizio, come stai? Bene, Tutto bene, grazie. Voi? anche il professor Muscaritoli non è la prima volta di Padel e Salute per lui. Devo dire che anche lui l'anno scorso, diciamo, hai lavorato tanto, no Maurizio? Abbiamo lavorato tanto tutti e 2 giorni, è stata un'esperienza veramente bella, è stata un'occasione per stare insieme, per stare all'aria aperta. Per fortuna, nonostante il caldo, il tempo è stato bello ed è stata come sempre una grande occasione di incontro con le persone che vogliono sottoporsi a un colloquio, ad una visita, anche per ricevere una rassicurazione. E anche quest'anno siamo veramente felici come equip della unità operativa di medicina interna e nutrizione clinica del Policlinico Umberto I di essere presenti alla manifestazione e a dare il nostro contributo. Essendo internisti, noi abbiamo sempre un approccio un po' olistico, alla persona. Quindi guardiamo, cerchiamo di avere una visione d'insieme. E per quanto riguarda specificamente la parte della nutrizione clinica, nella quale siamo piuttosto, come dire, lo posso dire con soddisfazione, piuttosto esperti, questa è una grande occasione sia per la popolazione generale, sia per i pazienti, per capire se, per esempio, lo stile di vita che stanno seguendo è corretto, se sono in sovrappeso, se hanno un regime alimentare adeguato. Quindi quello che noi ci aspettiamo nelle 2 giornate è di vedere sia persone che stanno bene e che vogliono essere sicure di continuare a star bene seguendo uno stile di vita adeguato, sia anche persone che sono quelle su cui la nutrizione clinica si concentra di più normalmente, cioè quelle persone che a causa di una malattia sottostante, una malattia cronica, pensiamo al diabete, la pressione alta, l'insufficienza renale, tante altre patologie croniche, possono sviluppare alterazioni dello stato di nutrizione, quindi una malnutrizione per difetto o anche una malnutrizione per eccesso, che debbono essere diagnosticate precocemente e adeguatamente trattate. Questo è quello che ci aspettiamo di fare, questo è quello che siamo lì per fare insieme a tutti gli altri, sperando che, ma sono quasi sicuro che sarà così, che sarà un'occasione straordinaria come quella che abbiamo vissuto l'anno scorso.
Comunque, Maurizio, non ti salvi perché sono sicuro che Francesca qualche domanda te la vuole fare, però magari te la facciamo fra qualche minuto. Prima facciamo, andiamo con ordine per dare spazio agli altri colleghi. Diciamo anche a chi ci sta seguendo adesso in questo momento in diretta che può naturalmente fare domande e i nostri prof ci risponderanno istantaneamente. Quindi mi raccomando, non state timidi. Sai che facciamo? Sai che facciamo, Francesca? Gianluca, facciamo passare la domanda di Giovanna Lo Piccolo. Esatto. E ce l'hai? Ma mettila. Dice, come si fa a dimagrire le donne, professore? Ecco, magari, Maurizio, c'è una domanda di una donna che chiede come fanno a dimagrire le donne. Magari, adesso, concentrati e fra un quarto d'ora magari lo spieghi. Va bene? Allora, Pino Placanica, detto Giuseppe all'anagrafe, sì. Eccolo qua. Il nostro cardiologo. Il nostro cardiologo del Policlinico Umberto I. Sarebbe detto Pino, io mi chiamo Giuseppe. Grazie molte. Stefano, tu stai organizzando questa cosa importantissima. Noi siamo già al terzo anno di partecipazione e siamo molto contenti perché la prevenzione, come sappiamo, è importantissima, specialmente nei giovani. Perché è importante nei giovani? Perché noi facciamo siamo organizzati così, faremo una accurata anamnesi, facciamo un elettrocardiogramma, una visita, ma ci sono delle piccolissime cose che possono indurre ad avere qualche sospetto a noi, e quindi è lì che parte tutta la condizione di controlli. Come già abbiamo fatto l'anno scorso, c'è stata un'affluenza molto importante e qualcuno noi l'abbiamo convocato per controllarlo meglio, naturalmente nel nostro dipartimento, dove abbiamo la possibilità poi di controllare a livello più alto di quanto non si faccia qui a Padre Salute, che è comunque importantissimo perché è da lì che parte tutto. La prevenzione, come dicevamo, è importantissima. Dice una cosa giustissima, grazie Pino, dell'opportunità. Cioè, noi siamo in un villaggio all'aperto, in realtà ci sono tutti i box assolutamente riservati, però certamente non dobbiamo pensare di stare in un ambulatorio, in un edificio, per cui quello che si riesce a fare è sicuramente una visita, e diceva anche molto bene il professor Muscaritoli e così come il professor Mascagni, anche un colloquio, basta un colloquio, non è detto che bisogna per forza visitare. Quando ci dovessimo trovare nelle condizioni di voler approfondire un problema che il paziente ci sta esponendo, sicuramente i nostri ambulatori dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I sono aperti, nel senso che poi saranno le persone, diciamo, invitate a venire nei nostri ambulatori all'interno della nostra azienda universitaria ospedaliera. Adesso facciamo entrare il prossimo. Sì. Il nostro prossimo ospite è il professor Giancarlo Tranchetti, che si occupa di medicina dello sport. Prof, ci senti? Sì, sì. Microfono, ecco. Sì. Buongiorno. Che ci racconti sulla correlazione tra lo sport, la medicina, la prevenzione, lo stare bene facendo sport, l'attività sportiva, allora, in genere? Ormai la letteratura scientifica ha dimostrato che l'attività fondamentale nel mantenere il benessere psicofisico di un soggetto, nello aiuta a socializzare e l'arricchisce di esperienze che sono preziose. Per questi motivi lo sport deve essere accessibile a tutti, e questo è un po' anche purtroppo l'audio arriva benissimo, Tancredi, ogni tanto va via. E adesso magari riproviamo ad entrare perché viene perfetto, ma a un certo punto scompare da solo, non c'è un motivo tecnico preciso per cui va no, via. Proviamo a rientrare Gianluca con il professor Tancredi. Sì. Prego Giancarlo. Sì. No, abbiamo un momentino di problema di audio. Allora, magari che facciamo? Vogliamo farlo uscire e rientrare con il segnale. Allora, a questo punto... Esco. Adesso arriva. Proviamo. Giancarlo, proviamo. Allora,
come dicevo, l'attività sportiva svolge un ruolo fondamentale per il benessere di un soggetto, no? E serve anche per socializzare. Va bene, allora sentiamo il professor Romeo che all'ultimo è riuscito ad arrivare. Grazie Umberto, come sempre sei preciso, nonostante gli impegni istituzionali che hai, sei riuscito ad arrivare. Intanto invito il professor Tancredi magari ad uscire e poi a rientrare, così proviamo a farlo rientrare poi. Allora, Francesca, sì. Professor Romeo, professor chirurgia Romeo, orale, che odontoiatria. Anche alle donne. Vogliamo sempre avere un sorriso bello e smagliante. Sì. Ma non è soltanto lo sbiancamento dei denti, qui parliamo di chirurgia ad alto livello. Chirurgia importante. Allora, Umberto, che riusciamo a fare con la chirurgia orale e con la odontoiatria pediatrica in un villaggio della salute di Paddel? Bene, grazie. Intanto grazie per l'invito, un saluto a tutti i cari colleghi, amici, collegati. Allora, mi unisco pure io intanto ai ringraziamenti, perché sempre essere coinvolti in queste iniziative è interessante. Quindi Stefano, tu sei veramente l'anima ormai di questa iniziativa che ci ha visto coinvolti, diciamo, come Dipartimento di Scienze Odontostomologiche e Maxillofacciale sin dall'inizio. Mi ricordo quando la prima edizione l'organizzammo anche all'Istman negli ambulatori, insomma, e poi c'è stata una crescita veramente esponenziale. E in realtà, come sottolineavi tu, quest'anno, oltre al discorso salute orale, noi abbiamo introdotto, ed è giusto, abbiamo voluto inserire anche l'odontoiatria pediatrica, perché si parlava prima, sì, di odontoiatria spesso è stata identificata più sul discorso dell'estetica, ma in effetti non è soltanto estetica, il sorriso è importante, è fondamentale, ma c'è tutta un'altra parte di odontoiatria che il nostro dipartimento ormai da tanti anni si occupa, cioè quella della prevenzione delle patologie neoplastiche e poi quella dell'intercettazione precoce di quelle che sono le lesioni che riguardano i soggetti d'età pediatrica, quello che quest'anno abbiamo introdotto all'interno dell'iniziativa Paddel e Salute. E quindi identificare in maniera precoce quelle che sono le carie, le gengiviti, piuttosto che le malocclusioni. Ecco, per i bambini è importante magari riuscire a intercettare queste malocclusioni, quindi ci sarà un'equipe di colleghi, sia di odontoiatri pediatrici che di odontostomatologi, che andranno a identificare precocemente queste lesioni, quindi raccogliendo tutti i dati che potranno essere utili per i genitori nel caso dei piccoli pazienti, oppure nel caso degli adulti indirizzarli poi verso le strutture del nostro policlinico Umberto I. Quindi diciamo quest'anno in più noi portiamo questa, grazie anche al coordinamento del professor Bossù per quanto riguarda la odontoiatria pediatrica, questo coinvolgimento anche dei bambini. Grazie. Beh, ricordiamo, no, che la nostra magnifica rettrice è stata proprio molto determinata nel dire che bisogna pensare tanto anche ai bambini, per cui alla odontoiatria pediatrica, e a noi non è che ci ha fatto piacere di più, no Umberto, quando la magnifica rettrice ci ha chiesto di coinvolgere anche l'odontoiatria pediatrica. Dico bene? Certo, assolutamente, diciamo anche lei in questo, sempre molto attenta a tutte queste iniziative, e in realtà aveva notato che c'era un discorso forse concentrato troppo sul discorso adulti, quando invece mancava questo settore, quello dei bambini, peraltro coordinato dalla magnifica rettrice, in questo caso non come rettrice ma come medico, perché appunto lei dirige l'unità operativa di odontoiatria pediatrica, e quindi ci è sembrato giù, abbiamo accolto, diciamo, assolutamente con entusiasmo questa voglia di inserire anche i bambini appunto nelle visite, insomma. E quando si parla di prevenzione chiaramente si pensa giustamente ai bambini, ma moltissimo alle donne, per cui la prossima settimana sentiremo anche quante branche specialistiche che tutelano e proteggono le donne, una fra tutte la senologia, la dermatologia, ce ne sono tantissime. La prossima settimana sentiremo anche gli altri colleghi. Vediamo, Francesca, se il professor Tancredi... Sì, vediamo, non so se mi sono disconnesso o riconnesso. Allora, è perfetto, perfetto. Vieni Giancarlo, due minuti e poi facciamo fare un giro di saluti a tutti quanti. No, io non so se devo ripetere quello che ho già detto prima. Comunque...
quindi per socializzare. Un altro aspetto importante, oltre quello preventivo, volevo dire, anche chi ha una patologia cronica, per esempio, l'attività fisica e l'attività sportiva in generale costituisce una strategia terapeutica non farmacologica, che vuol dire che anche chi ha un problema cronico può fare un'attività fisica, a volte anche agonistica, questo dipende dopo aver eseguito una storia clinica, un'anamnesi molto molto accurata e una visita medica con le CG, con tutte le prestazioni richieste molto accurate. In questo caso anche un soggetto con patologia cronica può svolgere un'attività fisica anche agonistica in alcuni casi, perché questo comporta una strategia terapeutica. Vi faccio un esempio, per esempio, della fibrosi cistica, che è una patologia cronica che da un'attività fisica regolare può comportare notevoli benefici. Allora, Francesca, allora facciamo fare un giro adesso a tutti quanti, sì, con lo stesso ordine, così possono salutare. Poi se hai qualche curiosità, qualche domanda da fare, sì, perché tu sei curiosa. Io sono molto curiosa, ma qui sono troppi, quindi andremo proprio molto lunghi. Invece invitiamo ancora i nostri telespettatori a magari mandare qualche domanda a loro, insomma, se hanno qualche dubbio, sia sull'evento, ma anche sulle specialistiche dei nostri prof che oggi sono a disposizione proprio per voi. Allora, iniziamo da... Mascagni, ritorniamo Mascagni. Domenico, e così poi Domenico ci lascia. Domenico, i saluti e due parole per... Assolutamente sì. Innanzitutto, in piena concordia con tutti i colleghi che hanno parlato, per dire come questa occasione deve essere un'occasione non soltanto per andare a fondo su eventuali alterazioni, eventuali diciamo problematiche, ma anche per essere rassicurati, come ha detto prima anche il professor Muscaritoli, cioè avere un'informazione corretta e eventualmente fare una visita e poi proseguire questo nostro percorso negli ambulatori del Policlinico Umberto I. Io penso sia una grandissima occasione, quindi, per far venire chi sta bene, chi è preoccupato per qualche piccola alterazione che c'ha, per avere un'informazione corretta ed eventualmente intraprendere un percorso più importante. Per quello che ci riguarda, ecco, quali sono le problematiche maggiori? Problemi di dolore proctologico, di sangue, di modificazioni dell'albo, cioè del modo di andare di corpo. Ecco, chi fosse preoccupato di questo, volesse rassicurazioni o andare più a fondo, noi lo aspettiamo qua del salute e con grande gioia, con grande entusiasmo, come è stato in tutti questi anni e come ci ha trasmesso Stefano Arcieri. Quindi vi saluto e vi abbraccio a tutti. Professore? Muscaritoli. Sì, eccomi. Eccoci. Allora, arriviamo alle... Mi sentite? Sì, noi ti sentiamo benissimo, Maurizio. Se vuoi darci anche tu una conclusione del tuo intervento di oggi. Grazie. Prego. Allora, una cosa importante che penso possiamo fare è anche quella di incontrare i giovani, perché prima si parlava di sovrappeso, di sottopeso, delle donne che vogliono dimagrire. Non occupiamoci soltanto di chi vuole perdere peso, occupiamoci anche di chi magari il peso lo ha perso già troppo, e in particolare penso che questa sia un'occasione molto importante per incontrare i giovani e per capire se da una parte mangiano bene o mangiano troppo, o se nell'altro caso mangiano magari troppo poco, perché da questi colloqui è possibile intercettare anche abbastanza precocemente dei piccoli disturbi del comportamento alimentare, della nutrizione, dell'alimentazione, che ovviamente poi, se effettivamente confermati, andranno affrontati in un ambito multidisciplinare insieme agli psicologi, agli psichiatri. Ma questo è un punto, secondo me, molto importante di questa iniziativa. Quindi mi auguro appunto di poter fare del bene, come lo abbiamo fatto l'anno scorso, in una cornice meravigliosa insieme a tutti gli altri colleghi, in un momento di vicinanza e di solidarietà con tutta quanta la popolazione.
Parole veramente sacrosante quelle del professor Muscaritoli. Il professore non viene giustamente, come ha sottolineato, a, diciamo, a vedere le persone che sono sovrappeso, viene a vedere o comunque a fare dei colloqui, a parlare, a visitare persone che hanno disturbi della sfera alimentare, che possono essere i più svariati. E il dimagramento è un problema tanto grande quanto l'obesità, ma forse anche di più, sotto certi aspetti anche più importante. Comunque grazie veramente al professor Muscaritoli di esserci sempre in queste manifestazioni che organizziamo, come ho sempre detto, insieme alla nostra grande università, l'ottava università del mondo, la Sapienza, l'Università di Roma, e al più grosso ospedale d'Europa, che è il Policlinico Umberto I. Beh, abbiamo due grandi, tra virgolette, passatemelo, mostri dietro le spalle, per cui siamo ben protetti da questo punto di vista. Adesso sentiamo il professor Pino Placanica, cardiologo del Policlinico Umberto I, che sarà lui un po' responsabile della cardiologia di questo evento. Sì, ecco, io ci tenevo a dire che è la terza volta, ma dalla prima alla seconda, che è stata l'anno scorso, c'è stato un incremento notevole delle persone che si sono fatte controllare e abbiamo avuto, come dicevo prima, qualcuno che abbiamo controllato più con più accuratezza dopo nei nostri studi del Dipartimento di Cardiologia. E credo che quest'anno ci sarà ancora più affluenza, lo spero, siamo contenti di poterlo fare, siamo tutti per la prevenzione e vediamo come andrà anche quest'anno. Io sarò presente con quattro giovani colleghi che si alterneranno un po' nei vari orari e siamo contenti di farlo. Un caro saluto a tutti allora e ci vediamo al Centro Sportivo di Sapienza. Grazie Stefano, grazie ai colleghi che saluto caramente. Ciao. Vogliamo salutare e ringraziare Ginevra Stella che ci ha mandato un bel messaggio di adesso, poi lo leggiamo dopo il messaggio di Ginevra Stella con la quale chiudiamo la trasmissione. Adesso passiamo a Giancarlo Tancredi per i saluti. Giancarlo, speriamo che l'audio vada alla grande, vai. Sì, allora io ovviamente mi unisco a tutti i colleghi a questo di partecipare a questo evento, che è sicuramente un evento importante perché serve nella prevenzione, però ecco, volevo ribadire sul concetto che anche chi ha piccoli problemi o dei problemi può fare un'attività fisica e questa può costituire una strategia. Quindi sentire le opinioni dei colleghi per svolgere una vita più serena e quella che poi dovremmo rispettare, quelli che si chiamano i corretti stili di vita, perché non è solo fare attività fisica, non fumare, cercare appunto di fare un'attività fisica regolare, dormire, tutte queste cose, cioè i corretti stili di vita, rientrano appunto nel benessere. Quindi vi aspettiamo tutti a questo evento che è fondamentale per tutti i partecipanti. Grazie veramente Giancarlo. E adesso ultimo, ma non ultimo in ordine, diciamo, di amicizia, di affetto, l'amico Umberto Romeo, Francesca? Assolutamente sì. Il professore che si occupa proprio di chirurgia orale, quindi si occupa della bellezza e della salute, soprattutto delle nostre bocche. Sì, grazie. Beh, sì, essendo l'ultimo si rischia di essere ripetitivo, ma mi associo a tutto quello che hanno detto i colleghi, che chiaramente la promozione della salute, chiaramente riguarda anche la salute orale, rappresenta un fattore di crescita proprio socioculturale che poi si riversa anche sugli stili di vita. Noi organizzato questa iniziativa il weekend, quindi il sabato e domenica, quindi invitiamo le famiglie a venirci a trovare appunto ai nostri stand. In questo caso famiglie, appunto genitori con i bambini, in questo caso hanno la possibilità i genitori di potersi controllare le loro bocche, perché ricordiamo che non bisogna andare dal dentista solo quando si ha il dolore, ma bisogna appunto prevenire le patologie, appunto abbiamo detto, le gengiviti, le carie e quant'altro. E nello stesso tempo, accompagnando i bambini, magari possono far vedere i bambini a degli specialisti, appunto a degli odontoiatri, di pediatria, per intercettare in maniera precoce delle carie o, come dicevo, un aspetto che forse non viene molto valutato dai genitori, il problema delle malocclusioni, quindi intercettare, fare attraverso un'ortodonzia intercettiva quelle che possono essere delle
trattamenti che in età adulta richiederebbero molto più tempo e a volte degli interventi magari di tipo chirurgico, invece banalmente con degli apparecchi ortodontici possono essere risolti. Quindi vi aspettiamo insieme tutte le famiglie, genitori e bambini appunto al nostro villaggio. Grazie. Grazie al professor Romeo. E abbiamo concluso, abbiamo finito. Io ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti veramente, ma non tanto nella trasmissione di oggi, che comunque sono insieme a me in questa manifestazione, perché lo stiamo costruendo e facendo insieme questo bellissimo evento di prevenzione. Francesca, salutiamo e ringraziamo tutti. Il modo migliore, secondo me, è quello di usare la bella frase che scrive Ginevra Stella, che io metterei con l'aiuto di Gianluca Vergine in regia e Maria Elena Leggeri in redazione, lo metterei, magari leggiamolo insieme, perché un po' riguarda tutti noi, no? Vai Gianluca. Esatto, allora Ginevra ci scrive: buon pomeriggio a tutti voi e grazie per la vostra presenza. Padre Salute è una lodevole iniziativa per tutti noi, per avere una informazione corretta e magari qualche chiarimento sui molteplici dubbi che a volte ci attanagliano e che durante una visita magari non siamo riusciti ad esporre. Grazie a tutti voi. Non è nulla di preparato, credetemi colleghi, Maurizio, Giuseppe, Umberto e Giancarlo, non è assolutamente preparato, è proprio spontaneo quello che succede in questa trasmissione, così come i saluti che stanno arrivando da Paola in questo momento, sono tante le persone che ci seguono. Grazie veramente per essere stati qui con noi, noi martedì prossimo ci rivediamo con altri colleghi che parteciperanno al Padel e Salute ed è l'ultima trasmissione che faccio poco prima di Padel e Salute, che vi ricordo sarà venerdì 9 giugno dalle ore 14 alle ore 19, per cui il venerdì il pomeriggio, e sabato tutto il giorno dalle 9 di mattina alle 19, dove? Al Sapienza Sport, il centro sportivo della Università di Roma, che si trova in via Fornaci di Tor di Quinto numero 64. Non mi stancherò mai di ribadire il concetto che l'ingresso è libero, non c'è bisogno di nessuna prenotazione, venite lì, veniteci a trovare, è un villaggio accogliente dove vi sarà offerto il gelato gratuitamente dal nostro sponsor, così come l'acqua. Insomma, cercheremo anche di dare un po' di freschezza, leggerezza. Di leggerezza a un evento così importante. Ringrazio Francesca Genovesi che col suo sorriso sicuramente ci aiuta ancora una volta a rendere più serena, più piacevole una trasmissione che parla di salute, no Francesca? Assolutamente sì. Grazie a tutti. Grazie. E ci vediamo martedì prossimo.